Il Carabiner 98K è un fucile ad otturatore, adottato come fucile standard della fanteria tedesca nel 1935. È stato il fucile primario della fanteria fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945. Il Carabiner 98K poteva essere modificato per scopi specifici. Per i tiratori scelti si poteva aggiungere un mirino telescopico, per i tiratori esperti e per i membri delle forze speciali tedesche si poteva applicare alla canna un soppressore di colpi, si poteva anche applicare alla canna un lanciagranate con una gittata fino a 250 metri. A tutti i soldati tedeschi addestrati prima o durante la Seconda Guerra Mondiale fu insegnato l'uso del Carabiner 98K. Durante il conflitto i russi catturarono milioni di armi dai tedeschi, che furono poi utilizzate in combattimento o vendute ad altri paesi. Oggi è ancora attivo in alcuni paesi meno sviluppati.